Iniziamo. Grande approccio, grande prestazione, non siamo riusciti a chiudere la partita, un gol che non era valido, vabbè, comunque ci sta nel calcio. Abbiamo mancato il raddoppio, abbiamo preso il gol, cosa c'è da migliorare nella gestione della gara? Soprattutto cosa non ti è piaciuto nella gestione della gara, anche se obiettivamente rispetto alle altre prestazioni abbiamo soltanto concesso un quarto d'ora, 20 minuti, senza quella punizione, per il tomaglio di porta e mi ha segnato. Non mi è piaciuto che abbiamo concesso quel quarto d'ora, come l'abbiamo concesso, soprattutto perché comunque in una partita ci sta di avere momenti di flessione. Non mi è piaciuto come l'abbiamo gestita, perché potevamo e dovevamo fare assolutamente meglio, soprattutto in fase di possesso. Ci stiamo lavorando, sappiamo che è un limite che abbiamo. Comunque questa fase, diciamo, si è ristretta, da una mezz'ora durava un quarto d'ora, quindi sì, di partire in maglia di tira stiamo migliorando, insomma. Quindi. Sì, sì. È un fatto di concentrazione? Un po' tutto, concentrazione, organizzazione, valutazione delle situazioni di gioco, però tutto sommato c'è anche da fare complimenti ai ragazzi, perché come hai detto tu hanno approcciato benissimo la partita, hanno avuto il giusto atteggiamento, hanno giocato a viso aperto come gli avevo chiesto, abbiamo cercato di fare la partita noi, è quello che mi interessa di più. Poi questi momenti di difficoltà, di gestione cercheremo di migliorarli ancora di più. In attacco come possiamo fare? Dobbiamo lavorare. Dipendenti di San Domenico? No. È un caso che... No. Spero che non sia un caso, che continui. Però sicuramente possiamo e dobbiamo fare di più. C'è da dire che San Domenico fa i gol per merito dei compagni, quindi un qualcosina va riconosciuto anche ai compagni di reparto. È normale che sappiamo di dover fare meglio, di dover lavorare su determinati aspetti, è quello che stiamo cercando di fare. Quando, anche se mi rispondi, che tu pensi sembra una partita che c'hai, quando pesa questa partita in vista di Pisa, di sabato? Te lo dico giovedì, c'è la partita di Pontedera, c'è la partita di Pontedera. Io quello che posso dire è che ogni partita è diversa dall'altra. Quindi dal Pisa ci penseremo da giovedì. Certo, dobbiamo essere bravi a raccogliere e a interiorizzare quanto di buono abbiamo fatto in questa partita. Per il tuo padre di Pisa di Pontedera adesso, scusami, perdone. Sto parlando di Pontedera, nel senso che rispetto alla partita che abbiamo fatto a Reggio Emilia, per la partita di Pontedera dobbiamo essere bravi a trarre le giuste indicazioni rispetto a quello che abbiamo fatto di buono e prendere i correttivi su quello di cui abbiamo bisogno. Senta, mister, ha provato a cercare anche dal primo minuto invece che facili, come mai e come mai? No, è una scelta tecnica, ho due giocatori per ruolo, valuto in relazione allo stato di salute, in relazione all'avversario e valuto anche in relazione a quali sono le caratteristiche del giocatore rispetto a quello che può dare in quella partita. Ero convinto che Pacilli, entrando in campo in secondo tempo, avrebbe potuto fare la differenza, ci stava quasi per riuscire. Forse se dovessi andare a Bologna, forse avremmo vinto. Sì. Quindi nella valutazione che faccio posso pensare anche di far giocare un ragazzo nel secondo tempo, perché magari può essere più utile alla squadra, anche se meritava magari di giocare dall'inizio. Il concetto è questo, che ragiono così. Invertivano spesso cercare di esprimere, sì, sì. Pian pianino mi piacerebbe arrivare a non dare troppo riferimenti alla squadra avversaria. Qualcosa si potrebbe riproporre, diciamo, dal punto di vista. Sì. Ha rivalutato sul terreno. E si è rivalutato Triarico, ha rivalutato perché era stato accantonato all'inizio stagione. E invece ci dici chi è convocato, così possiamo capire, sì, sì, chi. No, allora praticamente il discorso di Triarico per me è molto semplice. Non so cosa è successo precedentemente,
Quando sono arrivato il direttore me l'ha messo a disposizione perché essendo nuovo volevo valutarlo. Il campo mi dice che Triali è un giocatore che può essere molto importante per la squadra. Lo vedi più come mezzala perché ha iniziato come mezzala, poi con Zappacosta è andato il tridente offensivo. Qual è il ruolo che potrebbe... Può giocare in tutti e due i ruoli. Nella partita di domenica ho percepito che sarebbe stato più importante all'esterno. Comunque era una cosa che avevo già pensato, l'ingresso suo e di Zappacosta, proprio per dare più equilibrio. E diciamo così è stato, tutti e due sono entrati e hanno fatto molto bene. Ha giocato anche all'esterno a Bassi? Chi? Sì, ecco. Non lo so se sì, ha fatto però, partire come esterno basso pure. Però lui ha una gamba importante per la categoria, un giocatore molto intelligente e può darci una grossa mano e sono convinto che ci darà una grossa mano. Mister Perna, che ha segnato soltanto in Coppa Italia 2 gol, lo rivedremo per tutti i 90 minuti oppure potrebbe essere l'opportunità per Balzas? Ti riferisci alla partita di Pontedera? Sì. No, giocherà Balzas. Te lo dico perché Perna non è stato neanche convocato. Quindi adesso questa domanda approfitto per dire che siccome la società mi ha lasciato diciamo libertà di decidere come volevo gestire questa Coppa Italia, fermo restando che logicamente la società ci tiene tanto a fare bella figura, però ho ritenuto opportuno, proprio perché nel mio modo di pensare voglio valorizzare tutta la rosa e portare a Pontedera i ragazzi che sono stati meno impegnati, perché li voglio valutare e sono convinto comunque che gli 11 che scenderanno in campo daranno il massimo come sempre, quindi non c'è assolutamente nessuna intenzione di sembrare la Coppa, voglio solo avere l'opportunità di vedere quei giocatori che magari in questo momento ho meno possibilità di vedere in quanto c'è necessità da parte nostra di fare i risultati e dare continuità alla squadra, quindi sarà un banco di prova per tutti questi giovani e loro lo sanno, però zero alibi, chi va in campo deve giocare per tirare fuori il massimo dalla partita. Sì. Vedrete nelle liste dei convocati che tanti di quelli che hanno giocato quando rimarranno già fatta. Sì, io volevo farti un discorso che riguardava Perna. Sì. Di solito sui giocatori non si spara mai a zero perché specialmente poi sugli attaccanti che già quando non segnano vanno in crisi, figuriamoci se poi alla crisi personale ci si aggiungono le critiche di tutta una tifoseria, dei media, di tutti coloro che danno contro Perna, perché Perna giustamente come diceva 8 partite in campionato non ha segnato. La nona partita è stata uno spezzone, quindi 8 partite non ha segnato, quindi ha segnato tanto in Coppa Italia, questo benedetto Perna è inviso. Però Perna giocava sia con Pagliari sia con Tessia giocando, e allora la domanda era perché non hai nessun altro, perché tu pensi che Perna è adattabile al tuo gioco, e poi Balzas ti richiede un cambiamento di schema tattico? Allora rispondo volentieri a questa domanda perché a me Perna è piaciuto tantissimo anche domenica e lui lavora tantissimo per la squadra, è chiaro che da un attaccante si chiede il gol, però se San Domenico ha iniziato a fare gol, se Ceccarelli prima, Pacini dopo hanno avuto l'opportunità di fare gol, è anche per il lavoro che fa Perna che è molto importante, è chiaro che lui stesso sa che segnale importante, però non deve farsi un cruccio perché per me è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che devo fare, perché anche negli anni scorsi facevano più gol diciamo gli esterni che la punta centrale per il mio tipo di gioco, quindi le responsabilità vanno divise anche con quello che io gli chiedo, è normale che lui sa che deve e può fare molto di più, sta crescendo, io sono contento, lasciamolo sereno che darà quello che deve dare alla casa. Sta aspettando i gol per dedicarlo a Figlietto Umberto, no?
quindi è un'altra motivazione, però bisogna pure dare gli elevati verso Benedetto Uomo, no? Certo. L'Unione Rossa dei Centri è abbiamo dato il 93. Fa parte di quello con cui stiamo, di cui bisogna lavorare. Sì, assolutamente questo. Poi per quanto riguarda Balsas, domani avrà la possibilità, ho finalmente la possibilità di vederlo giocare. Ho preso queste 3 settimane da quando, diciamo, sono arrivato per farlo crescere di condizioni, perché effettivamente era molto indietro rispetto agli altri. Adesso sta un po' meglio, non è al massimo della forma, però gioca più sulla profondità Balsas. Però lo vedremo, domani sarò curioso ancora di vedere anch'io di vedere la sua risposta. Però lo schema tattico non cambierà. No. Ecco, su 3 settimane, diciamo, la squadra sembra recepire, insomma, cioè la filosofia di Zalettieri. Lei dopo 3 settimane a che punto siamo di lavoro? A 3 giugno, insomma, un'altra prova di, insomma, di cambio di atteggiamento, cioè, anche come tifoso fa piacere vedere la squadra giocare a calcio sostanzialmente. A che punto siamo? Te lo dirò fra 4-5 partite, non perché non voglio prendermi la responsabilità di dirti quello che penso, ma perché anche in virtù di questi momenti della partita in cui, non che andiamo in blackout, però abbiamo difficoltà a gestirli, la stessa cosa la voglio vedere nella continuità delle partite successive, quindi domani, poi sabato, poi l'altro sabato, perché questo è un aspetto fondamentale delle squadre, riuscire a trovare un equilibrio di prestazione è una cosa importante, quindi sono curioso anch'io di capire a che punto siamo, anche se su alcuni aspetti, come hai detto tu, diciamo la risposta è stata positiva, su altri dobbiamo lavorare, ci lavoriamo, prima riusciamo a diventare squadra, nel senso di avere una solidità importante, di avere equilibrio, diciamo, nel corso della partita, nel corso del campionato, prima possiamo ottenere risultati più importanti. E nella fase centrale il match ultimo, sia con la Lucchese che con la Reggiana, insomma, cioè, come diceva il collega, un po' il calo per adesso. Perché poi nel finale insomma, non gli ultimi invece la squadra ha rotto un po' quell'assedio, quella paura. Per evitare che dici no calo, difficoltà nella gestione. Sì, sì. Quarto d'ora, no caro. No, non è questo fisico. Quando vanno in posto, si vanno in possesso palla, fa girare la palla, spezzare scelte di gioco, questo ci riferiamo a questo. Io almeno quando parlavo di calo mi riferivo a questo. Sì, non è questo, dobbiamo lavorare molto. E poi non scindo mai un aspetto rispetto ad un altro. Quindi l'aspetto fisico va di pari passo all'aspetto tecnico tattico. Nella fase di gestione dobbiamo migliorare. Assolutamente sì. E quando chiude le partite? Poi c'è la possibilità. E anche quelle sono scelte di gioco. La partita la vogliamo chiudere, sì, abbiamo pure segnato. Cioè, infatti. No, a parte quello che non segniamo, quelli che segniamo non gireranno, va bene pure. Bel dormo. Adesso io sinceramente non commento mai le difendiamo. Vabbè, tanto. Vabbè, non lo diciamo nessuno, scriviamo. Ci danno i rigori inesistenti, ci danno i gol che segniamo, vabbè. Era coperto, però non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo pensare. Ma lì era coperto l'arbitro, come stava, cioè è stato. Sinceramente dalla panchina era difficile da valutare. Così questa è la gara. Vabbè, guarda lì, non sa da bagnina, quindi l'altro ha fischiato perché guarda lì, certo, quindi era quello che ha visto. Era meglio piazzato di noi, quindi presumo che sia fuori gioco, però qualcuno dice dalle immagini che non è fuori gioco, ma è inutile stare a parlare adesso. Sì, va bene. Ormai è passato. Come diceva il vecchio Bosco, quando fischia, fischia il gol. Fischia. È rigore, è gol, quello che si decide, non si può cambiare. Allora, bene. Senti, invece una cosa, puoi tirare su un bilancio dopo 20 giorni di stare all'Aquila? Pentito? No, io sono molto contento di essere venuto qui all'Aquila, tantissimo. Te lo aspettavi? No, perché è stata una cosa improvvisa, come ho detto in sede di presentazione, avevo altre strade, ero convinto di prendere altre strade, poi venuta fuori questa cosa qua con l'Aquila, sono molto contento perché mi piace la città, mi sono integrato bene, mi piace l'orgoglio degli aquilani,
e darò tutto me stesso insieme allo staff per far sì che la squadra possa crescere il più possibile. Quanto crescerà sarà il campo a determinarlo, noi ce la mettiamo tutta sicuramente. Ha visto la città, ha fatto un giro allo stadio? Sì, ho visto la città, non ho avuto tanto tempo, però pian pianino voglio viverla la città, come è giusto che sia. Adesso è importante che i ragazzi che porteremo su a Pontedera facciano una grande partita, quello che mi interessa più di tutto. Quelli che non vanno faranno allenamento, che fanno? Sì. Con chi? Con Bianconi? Sì, rimangono in preparatori, collaboratori tecnici, fanno un lavoro di indirizzo per la partita di sabato. Con chi vai tu? Lo staff tecnico? Lo staff tecnico va tutto a sostegno dei ragazzi e con i ragazzi. Basta, ok? Grazie. Okay.